Una giornata dedicata al ricordo dell'Olocausto del popolo ebreo nella Seconda Guerra Mondiale si è tenuta oggi alla Scuola Superiore del Ministero dell'Interno in via Veientana. L'evento, organizzato dalla scuola per il terzo anno consecutivo, rientra tra le manifestazioni promosse dal Comitato di Coordinamento della Presidenza del Consiglio per la celebrazione del Giorno della Memoria, istituito da una legge dello Stato il giorno del 27 gennaio. E proprio conservare la memoria è stato il tema dell'incontro e l'invito diretto ai tanti giovani, allievi di scuole secondarie romane, che hanno riempito l'aula magna dell'istituto insieme a quelli delle scuole di formazione delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle scuole militari, oltre al personale del Ministero dell'Interno. I presenti hanno potuto assistere alla proiezione del docufilm di Liliana Picciotto e Marcello Pezzetti, diretto da Ruggero Gabbai, Il viaggio più lungo, quello che gli ebrei dell'isola di Rodi furono costretti ad affrontare da luglio ad agosto 1944 su navi mercantili fino ad Atene e da lì fino ad Auschwitz per essere poi uccisi nelle camere a gas. Un documentario che, attraverso la storia della comunità ebraica di Rodi, dalla dominazione italiana del 1912 fino all'invasione tedesca e la deportazione nel 1944 nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, ci ricorda l'importanza del rispetto delle diversità, dei diritti della persona, dei valori della democrazia e della convivenza civile, e ci ammonisce sulla necessità di vigilare sulle nostre coscienze contro ogni tipo di disprezzo e sopruso, contro ogni forma anche strisciante di intolleranza e razzismo, sempre in agguato e mai del tutto debellate. Inviti questi che i ragazzi oggi presenti hanno potuto ricevere direttamente da chi quegli eventi li ha vissuti di persona, come Sami Modiano, un ebreo originario della comunità di Rodi, che ha testimoniato la sua toccante vicenda di internato e sopravvissuto all'orrore di quel campo di concentramento. L'incontro, in cui sono intervenuti anche il presidente della Fondazione Museo della Shoah Leone Elio Paserman, il responsabile della scuola Emilia Mazzuca, il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Renzo Gattegna, che per l'occasione ha anche rilasciato un'intervista alla redazione del sito internet del Ministero dell'Interno, è stato concluso dal ministro Angelino Alfano. L'insegnamento è che non bisogna considerare la mente dell'uomo o le menti degli uomini associate tra di loro come menti che non perdano mai la illuminazione. Cioè ci sono state delle menti, non una, lo diceva poco fa dottor Modiano, non una, non due, ma tante menti di uomini colti, raffinati, che hanno studiato, che hanno letto libri, che insieme, congiuntamente, hanno perso la lucidità. E la nebbia delle menti ha prodotto la Shoah. Ecco perché il ricordo forte, la memoria viva, il calore di un dolore come ci è stato raccontato oggi, ha esattamente la funzione di ricordare alle nostre menti che il rischio della obnubilazione, che il rischio della perdita di una lucidità collettiva c'è sempre e non bisogna mai dimenticare che questo rischio esiste.